Chuck e Tom. Controlla l'onda. Parla Elena. Vai con Chuck. Hi guys. Here we go again. I'm Amy and this is our vlog, the Baseball Family Vlog. Today, episode 18. We will show you a history episode. Very interesting. We are going to tell you about the AIGPPL, which today has reached its third episode. And finally, as usual, our corner inspired by today's episode. But all this after the sigla! 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 Come avete visto sulla copertina, avevo un guanto da baseball. È un guanto da baseball veramente speciale. Sì, perché è veramente vecchio vecchio. Eh sì, è degli anni 50. Ammazza, negli anni 50, 2050, è futuro, No, scherzavo. È nel 1950, circa. Ma quello che conta è che è di un'edizione speciale. Guardate qui, c'è scritto, è una edizione speciale di Mickey Mantle. Eh sì, avete capito bene, un'edizione autografata. Questo per raccontare il periodo in cui si svolgeva il campionato femminile e AIGPPL. Ma vediamo di capirne di più. Ragazzi, sono Etto. Nella puntata precedente vi abbiamo illustrato chi erano i maggiori e più importanti personaggi che progettarono e realizzarono la Lega Professionistica Femminile di Baseball durante la Seconda Guerra Mondiale, a quasi 2 anni dall'entrata in guerra degli Stati Uniti. Queste persone pensarono a tutto, sia nel campo del marketing che nell'organizzazione dei campionati e anche a come reclutare le donne rimaste nel paese ed occupate, oltre che nell'agricoltura, anche nelle industrie, a risollevare le sorti del paese impegnato nel conflitto mondiale, ma anche e soprattutto nel mondo del baseball rimasto senza i giocatori. In questa puntata vedremo come fu strutturato il campionato ideato da Philip K. Wrigley e quali furono le caratteristiche che lo resero interessante agli occhi delle stesse giocatrici, ma anche e soprattutto degli stessi spettatori. Poche chiacchiere e via con la terza puntata del documentario autoprodotto The Girls Who Saved Baseball. Here we go! Nei primi mesi del 1943 selezionarono 4 città non di Major League che si trovavano in prossimità del quartier generale della Liga Chicago e vicine tra di loro. Le città scelte furono Racine e Kenosha, nel Wisconsin, Rockford nell'Illinois e South Bend nell'Indiana. Ad Arthur Meyerhoff, direttore pubblicitario di Wrigley, fu assegnata la responsabilità di coordinare le operazioni con le autorità cittadine e dirigenti civici delle comunità. Fu sviluppato un budget preventivo. Wrigley accettò di finanziare la metà del costo della gestione di ogni squadra e tutte le spese di bilancio. Gli amministratori delle città ospitanti accettarono di pagare l'altra metà dei costi di esercizio previsti.
I team erano composti da 15 giocatrici, un manager, un uomo d'affari e un'accompagnatrice donna. Si credeva che con l'acquisizione di importanti uomini sportivi come manager delle squadre delle ragazze ci sarebbe stata una maggiore curiosità e interesse da parte del pubblico. I primi manager selezionati furono Johnny Gosling, Bert Nioff, ex giocatore di Major League e allenatore di Minor League, Josh Billings, ex giocatore di Major League, e Eddie Stumpf, ex catcher dei Milwaukee Brewers. Lo spring training venne fissato il 17 maggio 1943 al Wrigley Field di Chicago. Tutte le giocatrici rimaste erano alloggiate al Belmont Hotel, vicino al Wrigley Field. Funzionari della Liga sistematicamente esaminarono ogni giocatrice. Vennero testate nelle loro posizioni in campo, tiro, presa, corsa, scivolata e battuta. Alla fine della giornata, nessuno voleva rispondere al telefono per paura di essere stata scartata, perché avrebbe dovuto fare le valigie e tornare a casa a condurre una vita normale o ad un lavoro pagato meno. Coloro che sopravvissero alle scelte firmarono i contratti della League professionistica in cui si affermava che non dovevano avere alcun altro impegno durante la stagione di baseball. Gli stipendi erano alti per molte di queste giovani giocatrici, alcune di solo 15 anni. In molti casi ricevevano più dei loro genitori che avevano occupazioni qualificate. Gli stipendi variano da $45 a $85 a settimana. Coloro che avevano firmato non solo dovevano essere soggetti altamente qualificati, ma dovevano anche rispettare elevati standard morali e norme di comportamento imposte dalla League. Wrigley stipulò un contratto con il beauty salon di Helena Rubinstein per incontrare le giocatrici dello spring training. Dopo le loro pratiche quotidiane, le donne erano tenute a frequentare i corsi serali di bellezza perché dovevano assomigliare a donne e giocare come uomini. La Lega assunse quindi direttamente Helena Rubinstein, proprietaria di una catena di saloni di bellezza che ha reso il suo nome sinonimo di femminilità, per gestire la Charm School. E mentre la scuola è stata interrotta dopo alcune stagioni, ha continuato a essere distribuito un opuscolo di 10 pagine scritto dallo staff della Rubinstein. Le donne possono essere atleti ed essere ancora femminili e affascinanti, e quindi una doppia attrazione. Gli uomini non vogliono venire a vedere le donne nelle competizioni che sembrano uomini. Si leggeva nel libretto. Venne insegnato a tutte le giocatrici la giusta etichetta per ogni situazione, ogni aspetto dell'igiene personale, manierismi, codici di abbigliamento. Nel tentativo di rendere ogni giocatrice fisicamente il più attraente possibile, ricevettero un kit di bellezza e le istruzioni su come usarlo, che includeva crema detergente, rossetto, deodoranti in crema, cipri, lozione per le mani e depilatore. «Non ero affatto abituata a indossare il rossetto o il trucco», disse Ruth Kramer Hartman, lanciatrice e infielder che ha fatto il suo debutto in IIGPBL con le Racing Bells nel 1946. Negli anni 40 e 50, molti dei giocatori della IIGPBL tolleravano i requisiti di trucco e bellezza perché erano quello che dovevano fare per giocare a palla, come ha detto Dottie Collins, una lanciatrice conosciuta come la Strikeout Queen. «Non credo che ci importasse. Volevamo solo giocare a baseball». Allo stesso modo, le donne delle IIGPBL hanno sopportato il trucco e il galateo perché le aspettative patriarcali del mondo in cui vivevano richiedevano loro di farlo. Ruth Lessing era conosciuta come una delle giocatrici più toste della Lega e una volta è stata multata di $100 per aver colpito un arbitro. Eppure ha accettato di comparire in un articolo di giornale che presentava una foto di lei mentre si truccava accanto alla didascalia. Applicare il trucco è importante per Ruth Lessing.
La signora Ragley, art designer di Ragley, Otis Shepard e Arn Harnett collaborarono alla progettazione di uniformi speciali per la League. Ann Harnett, star di softball di Chicago, fu la prima ragazza a firmare un contratto con la League e divenne la modella per le nuove uniformi. La divisa era un unico pezzo di tunica, con corta gonna svasata molto alla moda, usata anche nel tennis e costumi del periodo. Shorts in raso, gambaletti alti e capello da baseball elasticizzato completavano l'uniforme. Ogni città aveva una divisa di colore diverso e il suo stemma simbolico campeggiava sul petto delle uniformi. Bye bye, ciao ciao! Alla prossima! Allora, che ve ne pare del nostro mini documentario? Se vi è piaciuto, commentate sui nostri social. Saremmo felici di leggere i vostri commenti e dialogare con voi sugli aspetti che hanno caratterizzato questo nostro ultimo lavoro. Ricordo che siamo sempre disposti a dialogare con produttori per quanto riguarda i nostri lavori documentaristici della nostra rubrica History, come quella del resto degli Hall of Famer sui campioni del passato. I nostri prodotti audiovisivi sono stati realizzati in due versioni, sia in italiano sia in inglese, in versioni ampliate ed estese, che non sono le stesse proposte sul web, ma pensate per la televisione. Bene ragazzi e ragazze, passo la parola al mio fratellone Enea per il suo piccolo inserto. Eccoci qui per il nostro solito appuntamento settimanale. Prima di lanciare il corner di coda, è l'ora dell'aiutino per conoscere meglio il nostro sport, dedicando un minuto, un solo minuto, ad una parola, una sola parola. E quindi a word a day, cioè una parola al giorno. Il piccolo vocabolario del baseball. La parola di oggi è bullpen o BP. Sapete come si scrive e cosa significa? Se nell'altra puntata abbiamo parlato di monte di lancio, oggi parleremo di un altro termine che è riferito ad un'area del campo di gioco. I lanciatori, se in dugout, durante la partita, non sono insieme alla squadra, special modo se si riscaldano prima del loro turno. Hanno una zona per loro, di solito in fondo o a fianco al campo. Un posto racchiuso spesse volte con delle reti che recintano e delimitano l'area stessa, chiamata bullpen appunto, dove insieme ai loro allenatori specifici, cioè i pitching coach, possono prepararsi e riscaldarsi effettuando lanci, assistiti anche da un catcher, per poi entrare in campo in qualsiasi momento del gioco se chiamati dal manager. E questo è tutto per Award Day, e ricordatevi che Award Day keeps ignorance away. Ma ora basta con le chiacchiere e guardiamoci assieme il corner di oggi, che è un Curiosity Corner. Vai con la sigletta. Oggi all'interno del nostro Curiosity Corner parleremo appunto di una cosa veramente curiosa e che si rifà in un certo qual modo alla nostra rubrica principale, che ha trattato il tema del AAGPBL, lega nata durante il secondo conflitto mondiale. Oggi parliamo di come sia stata pensata la bomba a mano per contrastare in guerra lo scontro tra le truppe di terra. La Beano T-13 era una bomba a mano sperimentale, a impatto. È stata realizzata dallo OSS nello stabilimento segreto Lincoln Avenue della Eastman Kodak Company a Rochester, nello stato di New York. La cosa più importante per cui i progettisti avevano pensato dovesse rispecchiare nei termini di peso, dimensione e forma fu quella di raffrontarla ad una palla da baseball standard. A quel tempo il baseball era, come ben noto,
molto popolare negli USA e quasi ogni recluta, da buon americano, aveva giocato a baseball. Si presumeva che, sapendo in modo quasi innato come lanciare la palla nel modo giusto, un soldato sarebbe stato in grado di lanciare una granata volante di configurazione simile nel modo più efficace possibile. Ciò ha permesso di semplificare notevolmente e accelerare l'allenamento del lancio delle granate e ha anche permesso un notevole aumento della gittata del lancio rispetto alle armi finora usate. Il progetto originale aveva un peso di 5,5 once, cioè 155,9 grammi, ma venne ritenuto troppo leggero e il peso venne aumentato a 12 once, cioè 340 grammi. La bomba aveva una dimensione di 9 pollici di circonferenza, cioè 22,8 cm. E questo è tutto per il corner di oggi. Ci vediamo al prossimo corner. Vai Etto! Eccoci arrivati al consueto Thanks To. Oggi devo ringraziare un altro fan, il 1300esimo. Sì, avete capito bene, il nostro 1300esimo follower della nostra pagina di Facebook, che è niente popò di meno che è, ma papà si può dire popò di meno. Poi non è la insomma, dai, hai capito? Non è che magari ci bannano su YouTube. Dai, su, avanti. Sì, dicevo, il nostro 1300esimo è il mitico Alfonso Gualtieri di Nettuno, la città del baseball. Approfitto di ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube, la nostra principale piattaforma di contenuti social, che sono i video. E visto che in questo momento state guardando il video, vi invito a mettere un momento pausa. Dai, iscrivetevi, non vi costa nulla e ci fate felici. Dai, vi aspetto qui, mettete pausa. L'avete fatto? L'avete fatto? Bene, spero che vi siete iscritti. Cosa mi tocca fare per convincervi? L'avete fatto? Mi fido? Ma certo! Grazie! Con questo è tutto! Ah sì, dimenticavo l'aforismo di oggi! Ma questo ve lo dice mia sorella Evi! Vai Evi! Aforisma day! Aforisma! Limits, like fear, are often an illusion. I limiti, come la paura, sono spesso un'illusione. Michael Jordan. Here we go! Bene, adesso è veramente tutto. Mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per restare aggiornati su tutti i nostri nuovi video. E condividete. Lasciate un commento, che sia un complimento, una critica costruttiva o un suggerimento, dove? Sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, The Baseball Family. Viva il baseball! Viva il softball! No. Viva il softball! E viva la vita! Io sono Ettore Wieser e questa è la Baseball Family. Arrivederci a tutti, see you at the next episode of our vlog, and thanks for watching, folks. Stay safe, stay tuned, and follow the blue. Amelia, iscrivetevi, condividete, capito? We are baseball players and vloggers, the baseball family. Vi aspettiamo come al solito il prossimo sabato alle 18:18 sul nostro canale YouTube e Facebook, Instagram e Twitter. Nella puntata 19 ci sarà la rubrica Friends, con un ospite in studio accolto da Evi. E parleremo di softball. Non mancate! Viva il baseball, viva la vita! Bye bye, ciao! Ok, seria adesso. Guarda in camera, io non esisto. Sempre guarda in camera, non guardare me. Ok. Pronti? Ready, ready. Ready, ready. Very, very. Very, very. Very, very. Very, very. Very.
Very. Very. Very. Non so dire. Very, very. Very, very. Very, very. Interesting. 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 Ok. Guarda che trico. Metto. Così. Sono andato qua a fianco, perché mi ha qua. Quella tua mamma, magari. Qua? Sì, capito. Tocchi un attimo. Non do fastidio. Mi viene a ridere. To tell you. To tell you. To tell you. To tell you. Cosa vuol dire? To tell you. Dirvi. To tell you. To tell you. Per restare aggiornati su tutti. Per restare aggiornati su tutti i nostri. Per restare aggiornati su. American Romance. Which today? Which the? Which today? Which today? Niente proprio me, come niente. Witches. Richard. Witches. Richard. Witches. Richard. 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 No, no. Richard. Richard. Okay. A word a day keeps. Dai, aspetto qui, mettete pausa. Third episode. Third. Third. Episode. Episode. Has usual. Has usual. Usual. After the. After the. After. After. The. 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 Sigla. La cosa più importante per cui progettisti. Sono fermo. Dai, aspetto qui, mettete pausa. Ma no, dai, aspetto qui, mettete pausa. Dai, aspetto qui, mettete pausa. Bene. Senza ridere. Aforisma. Non devi dire con l'accento inglese. Aforisma. Viva il baseball. Tutto italiano. Vabbè. Anaforisma day. Anaforisma day. Limits. 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 No, lin. Lim. Limits. Vai con la sigletta. No, che cosa si dirà? Niente. Avevano pre. Avevano. Avevano. Per conto. Per conto. E anche. E anche come le. Vabbè, un po' mangiato, eh. Often. 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 Sono spesso un'illusione. Sono spesso un'illusione. Ripeti. Michael. 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 Jordan. Jordan. Lo farete voi così. Here we go. Here we go. Again. Sapendo in modo. Ad una palla di ad un. E cosa sono? Davi! Davi, aspetta qui, mettete. Davi, aspetta. Davi! Come? Davi, aspetta qui, mettete pausa. Davi, aspetta qui, mettete pausa.